Film Festival, la gioia del vincitore, la festa per Ettore Scola, l'impegno di regione e comune a sostenere la manifestazione e l'amaro congedo del direttore Ameglio. Chi gioisce più di tutti è lui, l'inglese della Scozia Scott Graham, che si porta a casa l'ambito premio di Torino. Col suo primo film Shell ha centrato l'obiettivo. Felice, certo non può sapere che dietro la vivacità che l'attrice Ambra Angiolini cerca di dare alla serata, dietro le presenze di Fassino, Coppola, Braccia Larghe, Perone, si consumano amarezze e polemiche, come quelle del direttore Ameglio che, nonostante il successo, mal dissimula il dispiacere per essere stato quasi messo alla porta. A sua insaputa. Sfilano i premiati Mario Balsamo e Guido Gabrielli per Noi non siamo come James Bond. Momento più atteso, il Gran Premio Torino al maestro Ettore Scola. Gli fanno festa il sindaco di oggi e quello di ieri Novelli, legati da lunga amicizia, la militanza nel PC e complicità cinematografica con i film di Scola girati a Torino. E il premio Ciputi per il film sul lavoro lo consegnano Antonio Albanese, Altan e Michele Serra per il film Nade e Sveta, due donne moldave e l'immigrazione. Il festival ora è in archivio, appuntamento tra 11 mesi a ottobre.